Amazing Facts, vite trasformate. Mi stavo dirigendo a sud sull'interstatale 5 quando alla radio mandarono la pubblicità del seminario di Amazing Facts sull'Apocalisse. Cominciai a provare una morsa al petto, iniziai a sudare copiosamente. Facevo fatica a respirare. C'era una grande area di sosta, quindi entrai e mi fermai lì. Credevo potesse essere un attacco di cuore. Scesi dall'auto, andai verso i bagni degli uomini e mi bagnai il viso con acqua fredda. Alla fine la cosa passò. Una settimana più tardi sentii nuovamente la pubblicità di Amazing Facts alla radio. L'incontro si sarebbe tenuto quella stessa sera e di nuovo immediatamente ebbi gli stessi sintomi. Dunque pensai, questo non è il mio cuore, devo andare a questo incontro. E poiché mi stavo recando a Sacramento, decisi di parcheggiare e andare dentro. Quindi entrai e andai verso il posto a sedere nella panca più lontana che c'era. E c'era questo predicatore, il suo nome era Kim Kerr, che sembrava stesse sbucciando strato per strato una cipolla. Spiegò talmente bene che tutti fummo in grado di capire, e io ero davvero motivato. Non potevo crederci. Alla fine non mi persi nemmeno un incontro. Infatti, alla quinta serata ci fu una chiamata al battesimo. Le mie gambe mi alzarono, mi presentai e consegnai il mio cuore a Gesù Cristo. Attraverso questa esperienza ho imparato che quando abbandoni il territorio del diavolo, lui diventa piuttosto attivo e causa molti problemi. Feci uscire il predicatore e pregò con me per la mia attività. Avevo trovato un'attività in difficoltà e l'avevo risanata e lanciata sul mercato. Finalmente mi ritrovavo con un'attività che mi piaceva, mi occupavo di costruire maneggi. E mi dissero, Steve, se vuoi davvero onorare il sabato, devi chiudere di sabato. E lo feci. Vendetti l'attività a mio fratello. Mi ci vollero 22 anni per costruire quell'attività. E lui la perse in 33 mesi. Mio figlio era mio socio nell'attività, gli davo il 10% del guadagno ogni anno. Pensò che avessi perso la testa. Non mi rivolse la parola per 5 anni e mezzo. Poi successero un altro po' di cose. Avevo un ex dipendente che viveva nella dependence, si occupava di dare un'occhiata al posto. E mi disse, Steve, c'è un camion dei traslochi bloccato davanti alla porta di ingresso di casa tua. Stai scherzando, dissi. Cosa vuol dire? Disse, stanno portando via tutte le cose da casa tua per metterle in questo camion e tua moglie è fuori che controlla. E quando tornai a casa e aprii la porta, la mia voce rimbombò nella stanza. Non era rimasto neanche un mobile da nessuna parte. C'era un solo letto in casa. Sapevo che mia moglie era arrabbiata per il mio avvicinamento a questa chiesa. Ma non avevo idea che se ne sarebbe andata così. Fu uno shock totale per me. C'erano delle volte che mi chiudevo in camera e iniziavo a leggere la Bibbia. È durato 6 mesi. Ogni notte, quando tornavo a casa, studiavo. Mi permetteva di avere un rapporto personale con Gesù Cristo. Beh, per farla breve, incontrai Crystal. Era una donna di Dio. Questo era l'operato di Dio, non il mio. Era proprio lì per farmi sapere, sono con te per tutto il tempo. Anche quando affronterai delle sfide e incontrerai delle difficoltà, voglio che tu sappia che sarò con te. Perché non importa cosa faccio ora. Lui è il mio leader. È il leader del mio matrimonio, è il leader di ogni cosa nella mia vita oggi. Quell'incontro al seminario di Amazing Facts ha cambiato tutta la mia vita. Mi sento ancora coinvolto da Dio. Testimonio ancora per i miei vicini. Il mio nome è Steve Johnson ed è grazie a voi che Amazing Facts ha cambiato la mia vita. Vite Trasformate è stato tradotto e doppiato da Re dei Re TV. Rimanete sintonizzati con Gesù, il Re dei Re.